8 mesi fa ho caricato un video in cui finivo Minecraft con il controller. E probabilmente starete dicendo, vabbè Kendall, che ci vuole? Beh, insomma, per voi forse che ci vuole. Io non ho mai utilizzato i controller in vita mia e quindi per me è stato difficile. Ma comunque, questo non importa. Perché in quel video ho detto questa frase qui. Se superiamo i 30.000 mi piace, proverò a finire Minecraft con lo sterzo dei giochi di corsa di macchine. E provate a indovinare quanti mi piace ha raggiunto quel video. Ve lo dico io. 37.000. E siccome mi piace dire che mantengo sempre le mie promesse, guardate un po' cosa ho comprato. È costato 100 euro. E non sono neanche sicuro che si possa fare, sinceramente. Cioè, si può giocare a Minecraft con lo sterzo da corsa? Testiamolo insieme! Adesso devo cercare di capire come montare sto coso. Beh, oh, bello è bello, sicuramente. Potremmo ucciderci l'Ender Dragon? Ne dubito. Ragazzi, che ci crediate o no, ce l'ho fatta. Sono riuscito a configurare Minecraft per il volante da corsa. Benissimo ragazzi, è arrivato il momento di creare il mondo. Allora, come vedete, tutto quanto funziona. Sto letteralmente utilizzando questo manubrio da corsa per giocare a Minecraft. Non ho le mani sul mouse, lo potete vedere, le mie mani sono qua. E potete anche vedere la seconda prospettiva da questa cam. Ciao! Ok, sarà una sfida veramente difficile. E siamo spawnati nel bioma peggiore che potevamo... Cioè, non c'è un albero. Non c'è un albero. Ma guarda un po'. Allora, già è difficile abbastanza, ricreiamo il mondo. Stavolta, per favore, un po' più di fortuna. Ok, crea. Bene. Sono agitatissimo, ragazzi, però anche super emozionato perché sono il primo in Italia a fare una roba del genere. In America l'ha fatto soltanto Technoblade, cioè una persona in tutto il mondo, e io sarò la seconda persona ad averlo fatto. Ok, siamo in una foresta, molto bene. Abbassiamo la visuale e adesso andiamo avanti. Ah, è vero, sono in creativa. Ok, adesso sono in survival e iniziamo a prendere della legna. Chiaramente ragazzi, come sicuramente il 99% di voi ha già capito, non farò tutto quanto in survival perché ci metterei probabilmente 18 anni a farmi l'armatura e a trovare tutti quanti i materiali. Però voglio farvi vedere appunto che è possibile giocare a Minecraft in questo modo. Lo so, è un pochettino complicato, però si può fare. Quindi l'armatura, la spada, tutte queste cose qua sicuramente le prenderemo in creativa. E poi cercheremo di uccidere il drago invece in sopravvivenza. Ok, allora devo un pochettino prendere domestichezza con i tasti perché ancora non mi ricordo bene quali sono. Ok, così, wow wow wow. Bene, vai piano. Cosa sei? Saetta McQueen? Ma c'è lo sprint? Vediamo. Ragazzi, sto sprintando e sto saltando. No vabbè, no vabbè. Ok, proviamo adesso a fare una crafting table. Oh cavolo, sento dei mostri. Aiuto. Fermi. Oh mio Dio. Non mi immaginavo di dover combattere già da ora. Ok, stavo per dire fatti sotto, vabbè è morto prima. Dicevo, proviamo a fare adesso la crafting table. Quindi prendiamo i nostri blocchi. Adesso alziamo la nostra levetta e trasformiamo questi in planks. Ta 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 ta, perfetto. 1, 2, andiamo un po' più su, 3 e 4. Adesso posiamo i nostri planks e prendiamo la crafting da mettere nello slot numero 1. Cioè ci metto 12 anni solo a fare una crafting table. Adesso abbassiamo la visuale e piazziamola. Sono già stanco. Allora vediamo, posso fare una spada? Certo che posso fare una spada, mi basterà semplicemente fare così. Il su e giù è un pochettino complicato, però si può fare. Questi li posiamo. Prendiamo i nostri stick. E adesso il plank, quindi la nostra legna, la mettiamo a forma di spada. E ci prendiamo anche i bastoncini. Voilà! E 10 ore dopo siamo riusciti a farci anche una spada. Io non ci credo. Ok, come al solito adesso lasciamo la nostra crafting table lì, perché tanto lo faccio sempre su Minecraft normale. Figurati se non lo devo fare su Minecraft con il volante. Ok. Aia. E adesso proviamo a uccidere qualcuno. Ok, ho ucciso la mia prima pecora. Proviamo a mangiare la carne. Funziona. Molto molto bene. Io sono senza parole ragazzi. Ci ho messo veramente tantissimo a far funzionare questo volante con Minecraft.
ma ne vale la pena. Bene, adesso mi sono messo in creativa perché è arrivato il momento di farsi una corazza. Quindi prendiamo subito la spada migliore che possiamo trovare, ovvero quella in netherite. Molto bene, gira un po' così. Primo slot. Dopodiché avremo ovviamente bisogno anche di un arco, quindi prendiamo l'arco e lo mettiamo nel secondo slot. E siccome il drago dovremmo ucciderlo, come vi dicevo, in modalità sopravvivenza, ho bisogno anche di tante frecce. Allora, prendiamoci anche l'armatura. Mi prendo quelle netherite perché avremo bisogno di tanta protezione. Questa è letteralmente la challenge più difficile che io abbia mai fatto. Anche l'elmetto in netherite, ok? E adesso dobbiamo andare all'inventario. Bene, cerchiamo di prenderci anche delle mele d'oro OP. Magari senza esagerare, dai, me ne prendo tipo una decina. E del cibo cotto. Adesso ci serviranno gli Ender Eye. Dove cavolo si trovano gli Ender Eye? Sono qua sotto in fondo? Sì, valli a trovare adesso. Dai, su. Chiaramente non posso scriverlo nella barra di ricerca perché non posso usare le lettere. Aspetta, scusa, ma saranno qua, no? Negli oggetti speciali. Ok? Eccoli qua. Perfetto, trovati. Prendiamone un bel po'. Cos'altro mi serve? Direi che mi sembra un po' troppo incantarmi, quindi non mi incanterò. Mi serviranno i blocchi. E ovviamente come posso dimenticarmi dello scudo? Ma certo. Ok, mettiamolo nella mano. Benissimo. Ragazzi, credo di essere pronto. Ok, lanciamo il primo occhio dell'End. Che mi dice che devo andare tutto dritto da quella parte. E si è anche rotto. Bene, la mia solita fortuna. Ok, andiamo dritti allora. Sono fiducioso, riusciremo a battere il drago. Non a questa velocità però. Ma io posso volare? Ma certo che posso volare, ragazzi, sono in creativa. Ok, lancia di nuovo l'occhio. Sempre dritto. E sempre dritto andremo. Allora, l'occhio mi dice di andare ancora dritto. E io andrò sempre dritto. Come vi ho già detto, il drago cercherò di ucciderlo in modalità sopravvivenza. Quindi la creativa mi è servita soltanto per equipaggiarmi. Ok. Oh, è andato indietro. Retrofront. Ok. Bene, ragazzi, facciamo retromarcia perché dovrebbe trovarsi più o meno qua sotto il portale del drago. Quindi scendiamo. Bene. E adesso scaviamo. Oh, ho sbagliato. Questo tasto. Ok. Scava, 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 scava fin quando non troviamo il portale. Eccolo qua. Bene. Ok, salta. Apriamo le porte, adesso lo dobbiamo trovare. Dove sono finito? Sono in prigione? Maledizione. Allora, andiamo di qua, retromarcia, bene, così. Ok, vicolo cieco, e allora dobbiamo andare da un'altra parte, forse di qua. Trovato! Oh, sento dei mostri. Sono dei mostri, sì. Bene, è arrivato il momento di perfezionare le mie abilità da combattente, eh? Prendi questo, stupido scheletro. Oh no, i silverfish. No, 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 no. Come faccio a rompere? No, mi sono dimenticato di portare il piccone. Mannaggia. Morite. Morì. No. Ehi. Signor scheletro, io starei guidando qua. Per favore, non mi distragga. Muori, maledetto. Ok. Devo piazzare gli occhi. Devo piazzare gli occhi senza farmi buttare giù. Maledetti. Oh mio Dio. Ok, lo faccio in creativa perché è un po' troppo difficile. Piazziamo gli occhi. Uno. Due. Tre. Bene, mi basterà semplicemente sterzare. Oh, chi me l'ha data la patente? Ok, così, così e così. Bene, portale acceso. Adesso mi metto in survival e entriamo. Ma prima facciamoci una bella scorpacciata. Ok, 3, 2, 1, si entra. Ecco, te pareva. E io non ho il piccone. Ok, giuro che questa è l'ultima volta. Scusatemi ragazzi, ma se non ho preso il piccone non è colpa mia. Cioè, sì, è colpa mia, ma me lo sono semplicemente dimenticato. Ok, cerchiamo di uscire da qua. In creativa, bene. Ok, d'ora in poi niente più creativa. Mantieni lo sguardo basso, non guardare gli Enderman. Ok. Ok, dai. Tra non molto devo iniziare a mirare per rompere le torrette. Non ti sto guardando, non ti sto guardando. Bene, mira in su. Ok, aspetta, così. Adesso ricarichiamo la freccia e... vai! Ok, l'ho mancato. E vai! Quasi! Spara! Sì! Ok, sono riuscito a rompere il primo. Dovrei riuscire a rompere anche questo? No? Un po' più in su. Rotto! Ok, adesso miriamo un po' più in alto. È difficile mirare, ragazzi, perché purtroppo non posso ovviamente tirare il manubrio in avanti. Quindi devo utilizzare questa levetta qua. E non è per nulla precisa. Ok, dovrebbe andare. Ti prego,
Sì, rotto. Proviamo anche quello. Un po' più su, un po' più su, un po' più su. Chi è che mi attacca? Fai il bravo. Tanto c'ho la keep inventory. Se mi ammazzi rinasco qua. Preso anche quello. Mamma mia ragazzi, un cecchino. No, 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 il drago mi sta attaccando. Ok, dovrei riuscire a prendere anche quello là. No, quasi. Un po' più indietro. Vai. No. Vai. Dai. Ora lo prendo, ora lo prendo. Grande. No, 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 no. Signor Enderman, non, io non gli ho fatto nulla. Aspetta, fammi sterzare. Toh, piglia questo. Sì. È questo. È questo. È questo. No, muori. Allora, mi mangio una mela d'oro. Ok. Bene, ragazzi. È arrivato il momento di piazzarsi i blocchi sotto i piedi. Quindi devo fare esattamente così. Ok, ok. Ci sto riuscendo. Grande. Lo so che state sentendo tic 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 tic. Bene, siamo su. Ora mira. Un po' più in su. E boom. Come faccio a scendere? Mi butto? Ma sì, tanto ho mangiato la mela d'oro. Dovrei riuscire a sopravvivere. Grande. Salta. Ok. Oh ragazzi, è fattibile. Ce la stiamo facendo. E chi l'avrebbe mai detto? Di certo non io. Ok, prendi la mira. Se riesco a prenderlo così, ragazzi, un mostro. No, quasi. Oh! Dove mi ha spinto? Ok, sono vivo, sono vivo. Aspetta, aspetta, aspetta. Mangia la mela d'oro, mangia la mela d'oro. Ok, sono vivo, sono vivo, sono vivo. Mangiare un'altra. Te la prendi con uno che gioca col volante? Maledetto. No, muori. Dai, non volevo guardarti, stupido. Dai, no. Aspetta. Ok, muori. Ok, guardiamo in basso, guardiamo in basso. Ragazzi, sono pronto a far fuori il drago. Allora, con l'arco non ci provo neanche, perché sarebbe impossibile mirare mentre lui si muove così velocemente. Anzi, to dai, proviamoci soltanto una volta. Vai in su. No. Oh, l'ho preso! Grande! Ok, di spada, di spada. No, 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 dov'hai, dov'hai, aspetta! Maledetto. Porca miseria, guarda che non è facile, ragazzi, vi giuro. Ok, riproviamoci con l'arco. Vai! Quasi, un po' più in alto. Dai che ti piglio. Dai. Dai che ti piglio. Maledizione, è difficilissimo ragazzi. Lui si muove troppo in fretta. No, devo scappare. Si muove troppo in fretta sto maledetto. Dai che ti piglio. Tra un po' scende, me lo sento. Dai. Ci riproviamo con l'arco. Oh, quasi. Questo lo prendo. No. Dai, dai che scende. Sì, sì, sì. Ok, preso. Preso. Abbassa la mira. Ora si va di spada. Preso, 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 preso. Ragazzi, non ci credo. Ok, stop, stop. Stop, torna indietro. Mela d'oro, mela d'oro, mela d'oro. Ok, ok. Siamo ancora sani e salvi. Dov'è? Eccolo là. Mira in alto. Oh, sta scendendo. Dai, preso. Ok, via, di spada. Di spada. Preso. 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 Colpi critici, colpi critici. No! Andiamo che mi si sta scaricando la batteria. Dai, sta scendendo di nuovo. Ok, è la mia occasione. Ecco la testa. Lo so che non lo vedete ragazzi, è buggato. Però lo sto colpendo. L'ho preso? È morto? No, c'è ancora mezzo cuore. Oh, te lo giuro, ti snipero. Piglia questo. Un po' più su, un po' più su. Dai, dai che lo piglio. Sì, l'ho preso, ce l'ho fatta. Non ci credo ragazzi. Non ci posso credere, ho ucciso il drago con un volante da corsa. Io sono senza parole. Oh mio Dio. Ok, prendiamoci anche tutta l'esperienza. Non è possibile, non è possibile che ce l'ho fatta. Mi fa malissimo la schiena, ma ci sono riuscito. Ho completato Minecraft utilizzando un volante da corsa. Che dire, se non avete lasciato un mi piace a questo video, fatelo, per favore. Ci ho messo veramente tantissimo. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!